Può prendere la parola il collega Magliocchetti. C'è? Sono qui, Presidente. Signor Presidente, onorevoli ministri, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, da un'attenta lettura delle sue dichiarazioni si evince che esse sono fondate su un sofisma che, mentre distorce fortemente la realtà, ribalta i termini ed i tempi della soluzione dei problemi che da anni affliggono l'Italia. Lei infatti afferma, e la cito testualmente, che i progressi in atto verso il superamento delle difficoltà economiche rischiano di essere svuotati nei loro effetti se non si compiono avanzamenti nel rinnovamento morale, nelle riforme istituzionali tali da infondere continuità e certezza nell'azione di governo, da ricreare la base di fiducia senza la quale ogni atto e comportamento, pur valido, non esplica efficacia piena. Queste affermazioni, che manifestano una notevole lucidità, ricalcano però pedissequamente le ormai famose quattro emergenze: l'emergenza morale, l'emergenza sociale, l'emergenza economica ed istituzionale, che da diversi lustri ormai caratterizzano gli impegni programmatici dei governi che si sono finora succeduti. La novità invece oggi è rappresentata dal fatto che lei, e glielo dico con molto sussiego, confondendo volutamente le riforme istituzionali con le nuove regole elettorali che rappresentano meccanicamente la loro esplicazione, fa di queste, cioè delle regole elettorali, la priorità assoluta e invece subordina ad esse il rinnovamento morale, la riforma della Repubblica ed il superamento delle gravissime difficoltà economiche. Ecco perché parlo di sofisma, perché lei abilmente ribalta i termini della questione in atto. Ora è fuor di dubbio che la crisi economica, signor Presidente, che non è un fatto che ci sta piovendo addosso dall'altro ieri, continua a tormentare il nostro Paese e non è di natura congiunturale, come si continua erroneamente ad affermare, ma di carattere strutturale, perché consegue all'endemica carenza di organiche e mirate politiche economiche ed industriali. L'assistenzialismo diffuso e la corruzione dilagante hanno lungamente caratterizzato le scelte dei governi, allo scopo precipuo di ampliare la base del consenso della partitocrazia attraverso l'utilizzazione di immense risorse finanziarie sottratte allo sviluppo tecnologico e dall'aumento della capacità produttiva del nostro debole sistema industriale. A questo proposito, il suo successore, il governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio, ha recentemente dichiarato che la corruzione ha interferito, e lo cito testualmente, sul buon funzionamento di una economia concorrenziale, se si considera la differenza tra il valore delle opere realizzate con criteri di favoritismo e corruttela ed il valore di quelle che sarebbero state ottenute attraverso una spesa effettuata secondo criteri di efficienza e di economicità. Ed ha aggiunto che l'etica è essenziale nelle grandi scelte politiche e sociali. A questo punto però io mi chiedo, e lo faccio con estrema correttezza, signor Presidente, se il governatore della Banca d'Italia dell'epoca avesse la consapevolezza di un sistema che di fatto aveva abolito in Italia la libera concorrenza. Io mi chiedo se il governatore della Banca d'Italia in questi ultimi 14 anni abbia sostenuto con chiarezza e con fermezza che la sola ammissibile politica di gestione del debito è quella che passa attraverso il mercato e dal mercato riceve consenso
perché ogni altra scorciatoia sarebbe insensata. Ed allora, signor Presidente del Consiglio, può lei, novello Mosè, condurci verso la nuova Repubblica promessa, se lei, e non solo, glielo dico con molto sossego e con molta educazione, e non solo da semplice cittadino, ha condiviso le responsabilità, le storture di un regime, di un sistema di potere che attraverso il consociativismo ha introdotto in Italia le insane regole del socialismo reale? Si sente veramente ed in buona fede immune dalle colpe dell'ancien regime per condurci verso il nuovo? E proprio nel momento in cui, a fronte dell'enfatizzazione di un'apparente ripresina, perché così viene chiamata, tutti gli indicatori segnalano l'accentuarsi del trend negativo, smentendo i facili ottimismi propalati con insistenza sospetta dai gazzettieri di regime? Infatti continua ad aumentare a dismisura il debito pubblico, che si avvia a vele spiegate verso i 2 milioni di miliardi e che da tempo ha superato il prodotto interno lordo. La lira ha subito, per i noti fatti che non sto qui a ripetere, in questi ultimi mesi una svalutazione di circa il 30%, l'inflazione, secondo i dati dello scorso mese di febbraio, aumenta tendenzialmente del doppio rispetto all'aumento delle retribuzioni, continua a flettere la domanda interna e conseguentemente continua a scendere la produzione industriale, anche se per effetto della svalutazione della lira si segnala un parziale aumento delle nostre esportazioni. I molteplici provvedimenti adottati dal governo Amato hanno sì temporaneamente fermato il processo inflattivo, ma che comunque continuerà a correre nei prossimi mesi, perché non sono stati drasticamente ridotti i costi strutturali ed eliminati gli sperperi, le diseconomie, mentre sono minacciate nuove stangate ed avanza la recessione che rischia di diventare depressione. Intanto continua a crescere anche il ricorso alla cassa integrazione guadagni nel settore dell'industria. Infatti l'incremento di ore rispetto al primo trimestre del 1992 risulta del 28,24% ed ha interessato 404.000 lavoratori, cioè 100.000 in più addirittura rispetto alla fine di dicembre del 1992. Quindi, signor Presidente, è purtroppo evidente che si è da tempo superato il livello di guardia. Eppure non si coglie nella sua relazione questa preoccupazione, perché la difesa dell'occupazione ed un'efficace politica di reindustrializzazione non è stata sufficientemente evidenziata come assoluta priorità nel programma del nuovo governo, e perché non ha tenuto conto che la situazione è socialmente esplosiva, se si tiene conto in modo particolare del fatto che sono a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro sia nel settore privato che anche in quello pubblico. La stagnazione economica è aggravata dalla diffusa corruzione che intanto in questi anni ha avuto modo di penetrare profondamente in tutti i settori della società nazionale e che trova un limite soltanto nei tardivi interventi della magistratura. Mentre sono appena accennati nel suo documento, signor Presidente, i provvedimenti repressivi per porre fine alle pratiche di lottizzazione, alle imposizioni partitocratiche, alle insufficienze, agli sprechi, alle deresponsabilizzazioni, alla mortificazione dei valori professionali che, come dice giustamente lei, hanno devastato la pubblica amministrazione. A questo proposito, signor Presidente, lei ha dichiarato di guardare con speranza al modo di profondo rinnovamento che attraversa il Paese. Lo seguo, ha affermato, con animo non diverso da quello che sentivo in me giovane, quando i nostri padri, all'indomani dei lutti della guerra, seppero darsi in tempi brevi una valida Costituzione. Ebbene, signor Presidente, quei padri, i padri della Prima Repubblica, sottoscrissero anche l'atto di nascita di questo regime agonizzante.
ossia quel decreto legislativo locotenenziale del 27 luglio del 1944, il numero 159, che è concepito per punire le responsabilità dei governanti del precedente regime, aprì la strada ad una vera e propria mattanza. Poiché da più parti lei è stato storicamente equiparato a Badoglio, con molto sussiego, con molta deferenza, con molta educazione, la invito a rileggersi il testo di quel decreto, perché le potrà suggerire i provvedimenti da adottare contro i responsabili dell'attuale disastro, non tenendo conto, per amore di Dio, dei provvedimenti contenuti nell'articolo 2 che stabiliva testualmente: i membri del governo fascista sono puniti con l'ergastolo e nei casi di più grave responsabilità con la morte. Lo diceva il decreto legislativo locotenenziale del 44, di cui voi siete giustamente gli eredi. Conserva tutta la sua attualità la norma contenuta invece nell'articolo 15, che cito testualmente: nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenza nei concorsi per titoli, allora fascisti, oggi partitocratici, può essere in luogo della dispensa disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza. E ciò perché, signor Presidente, in Italia, in questo periodo, non siamo stati afflitti soltanto da Tangentopoli, ma anche da concorsopoli. Concorsopoli, i concorsi fasulli, i concorsi truccati, pagati e con le tessere di partito in tasca. E questo perverso fenomeno è stato ed è talmente diffuso da far dichiarare al ministro Cassese recentemente in commissione lavoro di questo del Senato, e lo cito testualmente, che in questi ultimi anni il 60-70% dei pubblici dipendenti sono stati assunti senza concorso mediante perversi sistemi clientelari che hanno gravemente leso i principi dell'efficienza della pubblica amministrazione e dell'uguaglianza dei cittadini. La semplice adozione di codici di condotta che potranno servire per i comportamenti futuri per tutto il personale pubblico, sia esso elettivo o di carriera, senza sanzionare le situazioni di irresponsabilità e di inefficienza generate dal malcostume partitocratico, mediante perlomeno la riqualificazione dei pubblici dipendenti, sarebbe, signor Presidente, un ricorso surrettizio ad un nuovo tentativo di generalizzato colpo di spugna. Sono parimenti attuali le prescrizioni previste sempre dall'articolo 26 del decreto legislativo locotenenziale del 27 luglio del 1944, numero 159, che appunto stabiliva testualmente: i profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime sono avocati allo Stato, signor Presidente, come è nata bene questa Repubblica, ascolti, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato. Così siete nati e così state morendo. E, signor Presidente, io mi avvio alla conclusione dicendo che in un momento come questo, in un momento gravissimo della storia italiana, con le emergenze che ingombono, appunto l'emergenza morale, l'emergenza sociale, con milioni di disoccupati, di giovani disoccupati, la più alta percentuale del mondo occidentale di disoccupati, soprattutto giovani disoccupati, in Italia sta sorgendo una categoria di cittadini che non hanno mai conosciuto un'esperienza di lavoro e giammai potranno conoscerla. Di fronte a una situazione economica allarmante, di fronte a un sistema che ormai agonizza e che tutti ormai ne prevedono la morte imminente, lei usa un sofisma per allargare la base di una maggioranza che dovrebbe sostenere il suo governo, accontentando quasi tutti, accontentando coloro che nella legge elettorale, attraverso un sistema maggioritario,
che non si riscontra nella storia italiana se non per fatti negativi. Basterebbe fare riferimento alla corruzione che quel sistema determinò nell'Italietta liberale del secolo scorso, che poi spinse lo stesso Parlamento ad introdurre in Italia il proporzionale. Ebbene, di fronte ad una situazione di questo genere, lei usa un sofisma per mettere gli uni e gli altri che su questo argomento sono supposizioni contrastanti e contraddittorie, per metterli d'accordo ad esprimere una fiducia o una fiducia morale al suo governo. Cioè coloro che vorrebbero introdurre quel sistema in Italia e coloro che invece vorrebbero tirare a campare. Poiché questo comportamento di spinte e controspinte toglie al suo tentativo qualsivoglia tipo di credibilità, e per tutti i motivi esposti nella premessa, io le manifesto la totale sfiducia del gruppo del Movimento Sociale Italiano.